dall'1-1 di Roma, digerito con difficoltà, a questo clamoroso ma fantastico 4-0 che il Tavagnacco ha rifilato alla Torres. Come cambiano le cose nel giro di una settimana, sarà di Filippo. Cambiano, sì. Ho avuto la reazione che avevo chiesto dopo la sfuriata in spogliatoio a Roma e abbiamo fatto una settimana molto intensa ed è quello che poi ho chiesto di tramutare nella partita, cioè intensità. Voglia e cattiveria agonistica, e questo è stato fatto per gran parte della partita. Sono contenta e ci godiamo questa vittoria. Senti, per l'ennesima volta nella quale vincete una partita anche ampiamente, il punteggio poteva essere ancora più consistente, perché penso ti venga mal di testa se pensi al rigore sbagliato, ai pali, alle occasioni, no? Infatti è quello che ho detto alle ragazze tra primo e secondo tempo, dovevamo già chiudere la partita nel primo tempo, poteva finire 3-4-0, però eravamo solo sull'1-0 e appunto per questo ho chiesto ancora di più cattiveria, bisogna essere cinici lì davanti e buttare dentro tutto quello che è possibile buttare. E purtroppo non l'abbiamo fatto nel primo tempo, ci è riuscito di più nel secondo. Ecco, un punteggio così ampio tra Tavagnacco e Torres, credo, soprattutto qui, non si era mai visto, è la prima volta. Al massimo mi ricordo una vittoria del Tavagnacco, una delle poche che ci sono state per 2-0. Per cui avete battuto finalmente una grande, no? Anche se magari è grandina adesso, non è grande come una volta, però questo vi dà un ulteriore stimolo, oltre alla prestazione, per poter finalmente proseguire un cammino con continuità. Sicuramente la Torres fa sempre rumore quando si muove e è comunque una squadra che ha mentalità, che è abituata a vincere e fare 4 gol non è da tutti, secondo me. Anche il Brescia ha fatto fatica, insomma, sicuramente darà del filo da torcere ancora a tante squadre. Le abbiamo affrontate nel giusto modo, con cattiveria, con voglia e questo può cambiare il corso di una partita. Infatti avevi detto alla vigilia che se aveste trasferito al campo la rabbia, l'intensità che avevate messo in allenamento questa settimana, finalmente la partita è stato lo specchio del lavoro settimanale, no? Esattamente, ma è quello che chiedo continuamente alle ragazze, l'impegno costante agli allenamenti, perché poi sono quelli che ci permettono di andare ad un certo livello e di portare la partita dove vogliamo noi, cioè su ritmi alti e continui per tutta la gara. Ecco, tu sappiamo che non fai giustamente sconti a nessuno, chi si impegna gioca, chi merita gioca. Questo risultato ti ha dato però la possibilità anche di coinvolgere, di dare minuti a Mantovani, che era un po' che non giocava, Sì. Francesca Nobile, che comunque fanno parte ormai, insomma, soprattutto la Nobile del vostro gruppo. Sì, Francesca è una ragazza che si impegna ed è sempre presente ad ogni allenamento, quindi è giusto premiare anche chi è sempre presente e chi purtroppo gioca un po' di meno, insomma. Quando è entrata ha fatto molto bene e spero, anzi sicuramente ci sarà ancora spazio per lei nelle prossime partite. E come hai detto tu prima, chi si impegna, chi si allena, poi potrà giocare. Chi invece non è presente agli allenamenti oppure va ad un'intensità inferiore, no, Giustamente, giustamente o non si gioca. mette in linea con gli altri o Sì. con le altre, se no niente. Senti, archiviato questo bel sabato, adesso c'è in vista il derby. Tu hai detto 9 punti da qui a Natale, 3 alla volta, quindi un terzo è stato catturato e portato a casa. Sabato però sarà una partita probabilmente difficile, no? Molto difficile, i derby di solito sono partite particolari, partite a sé, non guardiamo la classifica perché i derby, come abbiamo detto, Esatto, esulano un po'. esulano dalla classifica, quindi ci alleneremo questa settimana con la stessa intensità per poi trasmetterla e tramutarla nella partita di sabato prossimo. Ci alleneremo
gli do un premio ogni tanto, do un premio, quindi lunedì Festa. facciamo festa tutti quanti e ci alleniamo Senza martedì, esagerare però, senza eh. esagerare, martedì, mercoledì e giovedì ci prepareremo alla sfida di sabato.